magari per i centri storici dei comuni terremotati dell'Emilia, ma non per quelli mantovani. Una discriminazione inaccettabile, dicono i sindaci. Buonasera dal telegiornale della Lombardia. Nuove difficoltà per i comuni del Mantovano colpiti 3 anni fa dal terremoto, esclusi dalle esenzioni fiscali decise invece per i cittadini dei centri storici danneggiati in Emilia. Una discriminazione inaccettabile, denunciano i sindaci lombardi. Nelle zone rosse dei centri storici i segni del terremoto del 2012 sono ancora evidenti, ma secondo il decreto 78 del 2015 i comuni mantovani non dovrebbero godere degli stessi vantaggi fiscali concessi ai loro vicini emiliani. Una zona franca, niente imposte per 2 anni ed esenzione IRAP fino a 300.000 euro di ricavi, che si ferma al confine regionale. Vedere che solo a 10 km da qui hanno avuto un trattamento e noi un altro completamente diverso, insomma è un po' una delusione. E se siamo nello stesso stato, che mi pare che sia così, insomma. Il terremoto e i danni sono gli stessi, ma i terremotati sono diversi. A San Giovanni del Dosso la discriminazione è tra vicini di casa. Noi siamo quella lingua, insomma, che si insinua nel territorio emiliano e da questo municipio, distanza 500 metri, comincia il territorio di Mirandola. Interessati anche i comuni di Moglia e Gonzaga, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Poggio Ruscio e Quistello, pochi ma di grande importanza per il tessuto urbano, i potenziali beneficiari. Adesso una stima precisa non è possibile farla, però grosso modo potrebbe rientrare nel novero tra le 70 e le centinaia di attività. I commercianti al dettaglio, esercizi di somministrazione quali bar. I sindaci mantovani contano di rientrare in gioco con un emendamento in sede di conversione del decreto prima di agosto. Un documento di appoggio è stato approvato anche dall'ANCI Lombardia.